Uno strumento davvero prezioso per il nostro reparto, soprattutto in questo periodo legato alla pandemia. Si tratta di un semplice lettino, ma che è dotato di un materassino, riscaldato. Un lettino speciale per i piccoli della neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il reparto è centro di riferimento dell'intera provincia per la cura del neonato pretermine e o patologico ed accoglie neonati prematuri a partire dalla 29esima settimana di gestazione. Ogni anno nel punto nascita di Arezzo vengono infatti alla luce circa 1500 bambini e bambine. Di questi più o meno 250 hanno avuto bisogno di un ricovero in neonatologia, 60 invece piccoli che nel 2020 hanno necessitato di cure intensive. Serve perché ci sono molti bambini che nascono un pochino prima o che sono di basso peso che ancora non hanno la capacità di autoregolare la temperatura corporea. Questo lettino è dotato di una cappottina che permette di tenere chiuse, di mantenere costante la temperatura in maniera più semplice rispetto a un'incubatrice, perché rende comunque la situazione un pochino più vicina alla fisiologia, tanto che potrebbe rimanere anche nella camera con la mamma senza dover essere ricoverato nel reparto di patologia. Ma oltretutto per cosa è utile? Perché quando noi abbiamo bisogno di sottoporre il neonato ad un accertamento strumentale all'esterno del nostro reparto, possiamo spostare il bambino proteggendolo completamente dall'esterno, quindi passiamo nei corridoi, lo proteggiamo dall'esterno. Oltretutto gli manteniamo una temperatura costante e quindi questa è proprio la bontà di questo lettino. Sembra una cosa semplice, ma in realtà ha un costo abbastanza elevato, perché intorno ai 6.000 euro il costo totale di questo strumento. Si tratta di una donazione del Comitato Aretino Neonatologia, 130 le famiglie che fanno parte dell'associazione. Più piccoli sono sempre stati più fragili, nel senso che in alcune situazioni la presenza di questo reparto di terapia intensiva ha aiutato in maniera particolare quelle situazioni di particolare criticità che magari in situazioni di piccoli ospedali sono più difficili da affrontare. Evidentemente questo tipo di attività richiede un impegno notevolissimo sia da parte del personale che da parte di quelli che sono gli strumenti necessari per poter fare un'assistenza adeguata. E quindi noi siamo molto contenti di poter contribuire in qualche modo ad aiutare questa fascia di popolazione e di utenza. La struttura della neonatologia, della terapia intensiva neonatale, può contare anche sull'appoggio dell'associazione, sempre presente e sempre interessata all'evoluzione del nostro reparto.